sia il terzo negozio storico di Almenno, storico non solo per noi, ma anche per Regione Lombardia, che l'ha certificato come negozio storico effettivo del nostro comune. Merletti Fiori, e sono qui con uno dei proprietari, e la prima domanda che gli faccio: come e perché e chi ha creato questo esercizio commerciale? Innanzitutto grazie a te Umberto, grazie a Marco per averci dato questa opportunità di raccontare la nostra storia. Il negozio nasce nel 1968 da mamma Edda. Mamma Edda lavorava in una nobile casa di Bergamo, Franchi Sementi. Vista la passione, il gusto della mamma, le hanno proposto di aprire un negozio. Nel 68 la mamma apre un piccolo negozio con fiori, sementi e casalinghe. L'anno dopo, il 69, purtroppo viene a mancare il papà. Mamma intraprendente con l'attività e tre figli, continua, si reinterpreta. L'anno successivo si trasferisce in un negozio più grande. Man mano cresce la nostra attività. Nel qualche anno dopo, fine la scuola, entra nell'attività il primo figlio, poi io e infine entra direttamente Enrico. Diventa un gruppo di lavoro a gestione familiare e man mano poi cresce. La nostra attività è sempre in crescita. Nel 1980, giustamente, ci siamo sviluppati, abbiamo creato direttamente una ricerca dei nostri materiali, sempre con fiori, non più casalinghi, tra virgolette, diventano complementi d'arredo, vasi, cornici, ovvero noi siamo quasi dei fioristi anomali. Siamo stati forse uno dei primi a capire qual era l'importanza dell'oggettistica insieme ai fiori, mantenendo il tipo di negozio, mantenendo un certo ordine, cercando di non pasticciare fiori e complementi d'arredo. Tu mi hai detto, quando siete entrati voi figli, sì, diciamo così, vi siete divisi i ruoli all'interno del negozio oppure tutti facevate tutto? E l'altra cosa, come mi hai detto tu, questo negozio nasce come fiori, sementi e casalinghi. Fiori e rimastri, casalinghi mi hai detto che sono diventati quasi complementi d'arredo. Non sono più casalinghi, ma si sono trasformati in complementi d'arredo. E i sementi che fine hanno fatto? Abbiamo ancora sementi. I sementi fanno parte degli articoli da esterno. La piantina da orto, il geranio, le piantine per il terrazzo, tutto quello che riguarda il terrazzo, il giardino, tutto l'esterno. Come dicevamo prima, i vari compiti, la domanda che mi facevi tu prima, interessante. Siamo entrati direttamente tutti e tre i figli con la mamma. La mamma è sicuramente una guida, ovvero il fulcro dell'azienda. Ognuno di noi aveva il proprio spazio. La mamma ha cercato di dare direttamente il proprio spazio ad ognuno di noi, in base alle caratteristiche. Semente, io magari portato più per gli acquisti, per gli eventi, per le cose importanti. Enrico, punto di riferimento, il negozio. Raffaello, giustamente, complemento anche lui, giustamente, nella ricerca, diventava un gruppo di lavoro quasi interscambiabile. Da lì man mano siamo cresciuti. Negli anni 80. E arriviamo agli anni 80, perché io parlo per me personalmente, ho conosciuto la vostra attività negli anni 80, e sai come l'ho conosciuta? Al mercato. Sì. C'era quell'attività lì che era Merletti Fiori, perché io all'epoca, mi ricordo il vostro negozio, non era dove è adesso, ma era proprio davanti all'Opera Pia, se non ricordo male. Sulla è proprio sulla curva. Però la vostra attività era molto conosciuta nel mercato. Io mi ricordo di voi quando ancora il mercato mi pare era in piazza. E poi al cimitero. Esatto. No, noi abbiamo iniziato direttamente al cimitero. Al cimitero. Allora, perché questa attenzione al mercato? Il tutto è nato, tra virgolette, quasi come un gioco e, permettimi, una sfida. Una sfida.
avevamo un pezzo di terra dove noi coltivavamo gladioli. La stagione, giustamente la stagione calda, mentre avevamo tanto materiale, tanti fiori da dover smerciare. Abbiamo iniziato così, per gioco, a vendere sul mercato. Mazzi da 10 e così via, 10 gradioli con un prezzo contenuto e così via. Da lì è nata l'idea di mettere il tutto in regola. Se 40 anni fa si potevano fare queste cose, poi man mano abbiamo cercato di creare, di mettere ordine in tutto questo. Uno dei figli, un fratello, si è orientato direttamente su questa fascia, ovvero la vendita sui mercati, mentre io e Enrico abbiamo continuato direttamente sul negozio sul fisso. Enrico direttamente in negozio, io con tutta la parte creativa, come dicevamo prima, creativa, laboratorio, nel frattempo eventi molto importanti. Consideriamo che il fiore accompagna una vita dalla nascita e purtroppo all'ultimo piano. Basta pensare quello che sanno tutti: se facciamo un anno di 365 sì. giorni, uno pensa ai fiori, a San Valentino, sì. alla festa della mamma e al giorno dei morti. Mi permetto, Umberto, noi consideriamo direttamente le 5 stagioni. Nella nostra attività ci sono le 5 stagioni. Le 5 stagioni annuali o le 5 stagioni della vita? Le 5 stagioni direttamente annuali in questo caso, le 4 tradizionali più la quinta stagione che è il Natale. Per noi il Natale è quasi un qualcosa di fuori dal comune. Nel nostro negozio creiamo un'atmosfera particolare, un qualcosa di importante con luci, colore. Abbiamo la presentazione del Natale, creiamo un evento con un buffet, un qualcosa che porti il cliente a sentirsi a casa. Torniamo alla vostra storia. Eravamo arrivati agli anni 80. Ok. La mamma incarica, tra virgolette, uno dei figli per fare ancora un passo un po' più importante: l'importazione diretta del mercato olandese. Parliamo giustamente già di 40 anni fa. Giustamente sono quasi 40 anni che noi importiamo dal mercato olandese. Partiti, siamo andati alla ricerca direttamente di un'azienda che potesse fornirci il materiale, e da allora settimanalmente, una o due volte a settimana, noi dal mercato olandese abbiamo bulbose, fiori freschi. Bulbose sì, però noi siamo direttamente più orientati sul fiore fresco. Oltre al mercato nazionale, il mercato olandese, dove in queste stagioni dà una maggiore qualità e quantità di fiori con un prezzo, giustamente va compensato quello che è la mancanza della stagionalità nazionale. Giustamente abbiamo un clima diverso, anche in Olanda giustamente non abbiamo la temperatura che abbiamo noi nel sud Italia, però loro tecnicamente sono molto più avanti come serre, coltivazioni, smercio e trasporti. Da lì giustamente abbiamo iniziato i trasporti, nel frattempo abbiamo creato direttamente un nuovo magazzino dove potessimo direttamente scaricare da questi camion molto grandi e immagazzinare il materiale acquistato. Perciò abbiamo un magazzino importante, da lì partono direttamente tutti i lavori più importanti: matrimoni, eventi, dalla parte ristoranti, arrivare direttamente a Natale, le comunioni, le cresme. Piccola curiosità personale, il fiore, e quello lo sappiamo tutti, è una merce facilmente deperibile. È un deperibile. Per cui se viene messo in un magazzino, questo magazzino deve avere delle specificità. Non è il magazzino dove conservi l'acqua minerale, diciamo. Sicuramente. Per cui deve avere anche un condizionamento di temperature, se non proprio di ricambio dell'aria. Perfetto. Perché il fiore deve anche respirare, è una cosa viva. Esatto. Sta parlando di un qualcosa di vero, di vivo. Tutto viaggia a una temperatura controllata, dalla partenza, trasporto e stoccaggio, tra virgolette, a una temperatura di più 7 gradi. Il fiore non altera direttamente, non si altera nella durata e nella freschezza.
è come se da noi, come se fosse una giornata autunnale. Benissimo, l'unica differenza qual è? Rallentiamo il tempo di fioritura. Nel nostro magazzino, nel nostro deposito, dove abbiamo delle celle di mantenimento. Ma tante volte parlare di cella, uno ha una mentalità, un modo di vedere, la cella vuol dire freddo. No, non è il freddo di 0 gradi, è una temperatura controllata. In questo caso parliamo di 6-7 gradi, dove il mio fiore è perfetto, mantengo la stessa durata, ma la rallento la fioritura, aumentando direttamente il tempo di vita. Esatto. Di vita del fiore. Anche perché solo una persona che non usa troppo il cervello pensa ad una cella per i fiori a 0 gradi, perché a 0 gradi si ghiaccia, no, gela. Sì. Cioè il gelo a 0 gradi. Ci starà il pesce, giustamente. ogni articolo ha una sua temperatura. In questo caso le piante no, le piante non possono viaggiare a 6 gradi o 7 gradi, devono viaggiare a 12-13 gradi. Già questa è la differenza tra il fiore fresco e la pianta. La pianta. Sono due elementi diversi in questo caso. Anche perché il fiore fresco viaggia senza radici. Esatto. La pianta viaggia con le radici, in ogni caso. La differenza è anche quella. E torniamo alla storia. Siamo arrivati agli anni 90. Siamo arrivati agli anni 90. Giustamente nel frattempo il nostro gruppo di lavoro, abbiamo dato direttamente delle linee, ognuno ha il proprio spazio, e ci confrontiamo sulle varie proposte, sulle varie idee. Nel frattempo continuiamo direttamente i corsi di aggiornamento, perché consideriamo che dietro ogni lavoro ci deve essere una professionalità e lo studio della materia. In questo caso sia io che Enrico, corsi di base, corsi di aggiornamento, varie scuole, tra queste la scuola tedesca, Profil Floral, che è una delle più importanti, per arrivare ad essere riconosciuto come fiorista europeo. Questa è una tappa. E poi non abbiamo mai finito di avere corsi di aggiornamento, manteniamo sicuramente quelli. Abbiamo poi creato un'altra, tra virgolette, linea, dove teniamo dei piccoli corsi per i nostri clienti. Oltre a questo, altri corsi, tra i quali il contesto di Città Alta, nei maestri del paesaggio. Io con molto orgoglio, dico benissimo, è già il quarto anno che tengo i corsi in questo contesto. Sono l'unico fiorista accreditato, mi fa molto piacere e diventa proprio un rimettersi in discussione, creare delle cose diverse. Il nostro lavoro ha una parte artistica importante. In ogni caso, quello sì. Che è la base. E noi diciamo sempre, i fiori possono essere uguali per tutti. Noi dobbiamo sempre creare il nostro quadro, cercare di personalizzarlo. Ed eccoci agli anni 2000. Gli anni 2000, altro passaggio importante. Benissimo, l'altro negozio ci stava stretto. Per quale motivo? Sul provinciale, in una curva dove non avevamo parcheggio sufficiente. Se 30 anni fa poteva andare bene, oggi no, il parcheggio è diventato importante quanto l'esterno, è diventato importante quanto l'interno. Appunto in questi anni, poi quell'anno ci siamo direttamente ampliati con questo grande parcheggio, negozio ancora più grande, reinterpretato in chiave moderna, con a fianco direttamente due serre per tutte le piante da esterno, per tutto quello che è giardino, tra virgolette, terrazzi e quello che potrebbe essere le piante da casa. Più il magazzino per quei fiori recisi che mi dicevi prima. Più il laboratorio, importante. Il laboratorio è quasi il nostro fiore. Dove si creano le composizioni per gli eventi. Dove nasce la parte, tra virgolette, artistica. Con il deposito di tutto quello che può essere l'attrezzatura. Se consideriamo, i tempi sono cambiati. Una volta, per creare un allestimento, si usavano fiori, tot tipi di fiore o varietà.
Oggi ci troviamo direttamente con un'infinità di varietà, di colori, tonalità. Il fiorista segue anche la moda, le tendenze. Beh, è logico. Oltre al fiore, sono diventati importanti i complementi. Perciò ogni fiore va abbinato al suo vaso. Se ho l'allestimento di un matrimonio, posso usare dalle coppe alle lanterne. Serve un magazzino per poter gestire, per avere a disposizione un quantitativo di merce, di articoli, le varie eventualità e le richieste del cliente anche. Ogni cliente per noi è un qualcosa, non è più quasi un cliente, ma è quasi un amico. Beh, bisogna anche pensare che tutti i lavori come il vostro sono lavori che si possono essere chiamati tranquillamente lavori artistici. Sì. Noi consideriamo che il fiorista abbia una parte. Perché l'abbellimento di una chiesa, di un ristorante, di un evento, di una villa per un evento, allora implica, oltre a seguire le mode, oltre a tante altre cose, implica anche un gusto artistico personale che non tutti hanno. Mi interrompo perché non vorrei dimenticarmi questo passaggio. Io sono molto orgoglioso quando mi dicono tu hai un pizzico del gusto della mamma. Questo mi riempie molto d'orgoglio. Se ho ereditato una piccola parte, perché la mamma era una persona grande, con umiltà e un gusto fuori dal comune. Ed è il complimento più bello che posso ricevere. Giusto perché questo dà la continuità al nostro lavoro, dà la continuità alla mia parte creativa. E da lì, giustamente, seguiamo quelle che sono le direttive direttamente della mamma. E veniamo agli ultimi anni. So che oramai i mercati non li fate più, anche perché il fratello che seguiva i mercati mi ha detto che è andato in pensione. Giustamente, abbiamo poi nel frattempo riorganizzato il tutto. Il fratello più grande giustamente è andato in pensione e ha preferito avere solamente una parte, mentre io ed Enrico nel frattempo, apro chiudo parentesi, è entrata nel nostro gruppo Rachele. Rachele è collaboratrice nostra e anche lei sta crescendo molto bene con le direttive nostre, con il nostro modo di vedere le cose. Perciò diventa un piacere e diventa sempre una continuità. Perciò manteniamo sempre la linea guida. L'ultima domanda. Come vedi il futuro del tuo negozio? Cosa vorresti di più? Qual è il tuo sogno nel cassetto per un domani? Allora, per noi è un qualcosa, ovvero, innanzitutto, la continuità. Chi fa il fiorista, come tutte le altre attività, ci deve mettere il cuore. Sicuramente è il non fermarsi, continuare ad interpretarsi. Ed è sempre questo lo stimolo, e io dico sempre il carburante che ti fa fare le cose nel modo giusto. Poi la professione, tutto quello che potrebbe essere l'insieme, da lì ogni giorno è un giorno dove puoi prendere degli spunti per creare qualcosa di nuovo. Poi io dico sempre, il fiorista è il mestiere più bello del mondo. Quello è come chiedere all'oste se è buono il vino che vende. Okay. Quello lo sappiamo. La parte creativa è un qualcosa che va oltre la vendita. Quando il cliente si complimenta, la sposa, il cliente che ha acquistato un bouquet, ha fatto bella figura e ha avuto un riscontro, per noi è sempre un orgoglio. Questo è carburante per fare sempre meglio. Permetti una curiosità mia prima di chiudere l'intervista. Io sono cresciuto legando, come per esempio gli ortaggi, anche i fiori a delle stagioni. Sì. Per me la rosa è maggio. Sì. I tulipani sono aprile-maggio, i gladioli sono luglio. Sì. I crisantemi e i ciclamini sono novembre. In questo periodo storico questa stagionalità si va un po' perdendo. Non ti sembra giusta questa cosa? Ma questo fa parte, la stagionalità fa parte del cambiamento dei tempi, e permettimi,
fa parte anche della richiesta del mercato. Cioè io questa domanda qui te l'ho fatta perché ci tenevo apposta a una persona del mestiere che spiega perché a dicembre a Natale trovi in giro le rose rosse. Beh, consideriamo una cosa, la rosa è una... Ho fatto un esempio, La rosa è un articolo che poi sta disponibile tutto l'anno. Consideriamo che poi per i materiali ci sono anche i mercati nuovi di provenienza, nuovi mercati per le coltivazioni dei fiori, oltre al mercato olandese, sono i mercati nuovi, Kenya, Uganda, Kenya, Ecuador, Costa Rica, Marocco, questi sono i nuovi mercati. Kenya lo sapevo, gli altri no. Dove gli olandesi, forse i primi, hanno trasferito direttamente le loro produzioni. Da lì la merce viene direttamente in Olanda, poi viene smerciata e viene commercializzata in tutto il mondo. Ho imparato una cosa nuova anche oggi, non lo sapevo. Il fatto della stagionalità, benissimo, io considero sempre il fiore di stagione, ho sempre un occhio per quello che potrebbe essere il fiore del periodo. Le fragole a Natale, sì, ma anche no, ma il mercato chiede questo. Nel settore nostro è la stessa cosa. Giustamente in questo periodo lavoriamo con tulipani, anemoni, ranuncoli, fiori primaverili. Giustamente noi anticipiamo di un paio di mesi. Beh, ma adesso per San Valentino le rose spopoleranno. Sicuramente la rosa è il fiore per eccellenza. Il fiore è il biglietto da visita dell'amore. È il fiore della Madonna, è il fiore degli innamorati. Sì, sì. E poi, avendo una gamma di colori la rosa, sappiamo tutti che i fiori hanno anche un loro linguaggio. Certamente. Storicamente. Una rosa gialla è gelosia, sì. una rosa rossa è passione, una rosa rosa è tenerezza, una rosa bianca è purezza. Cioè, il discorso fiori si lega anche al discorso comunicazione tra le persone. Si è perso un po', sinceramente. Perché io amo le rose gialle, come è bello regalare rose gialle a un uomo. Noi non abbiamo l'abitudine di regalare fiori a un uomo. Quello lo sai, in Inghilterra è una cosa normalissima. Ma sicuramente regalare fiori a un uomo è un qualcosa che va oltre il regalo, diventa qualcosa di pensato. Una curiosità mia, un'altra curiosità mia. Negli anni Ottanta, io sono un appassionato di gialli e leggo molto Nero Wolf. C'era la moda delle orchidee, c'è ancora o è passata? Allora, l'orchidea è un fiore che si utilizza sempre, sia reciso che in pianta. Si utilizza molto di più in pianta. Orchidee disponibili in colori, tonalità, varietà, ibridature spettacolari. Ce ne sono 20.000 specie, per cui... E da lì uno che ama le orchidee, è facile che magari in casa abbia anche 20 piante di orchidee. Pianta facile da mantenere, pianta facile da far riprodurre, da far rifiorire, da riprodurre, ed è sempre un elemento d'arredo. Ok. È piacevolissimo. Io ti ringrazio molto di questa chiacchierata che hai fatto. Se vuoi concludere con un pensiero tuo, a tua disposizione quello che vuoi dire. Beh, io ringrazio sicuramente voi per questa opportunità di aver descritto qual è il mio lavoro. Ovviamente col cliente non sempre riusciamo a dire, a raccontare la nostra storia. Il pensiero, vorrei dire che un fiore è sempre bello. E il fiore, qualsiasi fiore, è sempre un qualcosa che trasmette delle emozioni. Questa è la cosa più importante. Sono elementi decorativi e danno sensazione. Io non ho niente da aggiungere, ringrazio di nuovo anch'io tutti. Ricordo solo che bello, in greco si dice kalos. E kalos ha una doppia valenza, vuol dire bello, ma vuol dire anche buono. Se un fiore è bello, regalarlo è anche una buona cosa.